Kiros, produzione abbigliamento in pelle per le migliori grip, Armani collezione uomo, Moncler, Kenzo, Duvetica e molti altri. Kiros è il principale sostenitore della Fossaltese Calcio. Kiros, via del lavoro 4, Fossalta di Porto Gruaro. Il tuo veicolo industriale lo puoi trovare da GP Auto a Villotta di Chioms. GP Auto è l'azienda dinamica e giovane dove puoi trovare veicoli industriali di ogni genere, auto d'epoca e d'occasione. Per il tuo veicolo prima passa da GP Auto, uscita a 28 a Villotta di Chioms, Pordenone. GP Auto, telefono 0434 630 560. Prima passa da GP Auto. Vito Corvetta presenta Concord Auto a Concordia Sagittaria. Carrozzeria, servizi e riparazioni cristalli, noleggio auto e pulmini. Concord Auto, per qualsiasi problema contattaci. Concord Auto è in via Fratelli Cervi 27 a Concordia Sagittaria. Telefono 0421 70 36 63. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Assinvest, consulenze aziendali, promotori finanziari e previdenziali, addetti al settore assicurazioni, consulenze rischi a persone, servizi e consulenze sinistri. Assinvest, agente generale Leonardo Moretto. Assinvest è presente nel territorio portoguarese e limitrofo da quasi 40 anni. Diciamo che la nostra attività principale è quella nel segmento assicurativo e poi si è allargato anche all'attività finanziaria. Assinvest, in via Vivaldi 3, a Porto Gruaro, telefono 0421 27 32 58. CMC Venezia, personalizzazione e abbigliamento sportivo, abbigliamento promozionale, trofei per premiazioni. In via Alessandro Volta, a Torre di Mosto, telefono 0421 31 25 08. Abbigliamento sportivo personalizzato, CMC Venezia, sponsor Smack Our Le Basket. Bentrovati gentili telespettatori al numero 12 di Punto Sport. Mancano due giornate alla sosta natalizia, al momento in cui nella quasi totalità dei campionati si tirerà il fiato per presentarsi al via con rinnovati stimoli ed ambizioni nel nuovo anno. Intanto nel basket la giornata di domenica ha regalato il pieno di soddisfazioni per le due formazioni maggiori del BBO. In Serie C Gold la Smeccarle ha vinto 83 a 73 con l'Arzignano, ma non senza sofferenza, in quanto i vicentini nel corso della prima parte di gara si erano portati avanti sino a raggiungere un massimo vantaggio di più 18. Ma vediamo il servizio. Caorle formato casalingo è ritornato a fare la voce grossa. Non è una novità, visto che al Palamare la SME ha inanellato solamente vittorie, offrendo prestazioni oltremodo convincenti, che stridono con quanto visto nelle ultime trasferte. E dire che l'avvio era stato semplicemente disastroso, con Razzignano che aveva messo a nudo i problemi di una squadra che si era presentata in campo alquanto distratta, andata sotto 25-7 a 4-32 dalla prima sirena, dopo un canestro di Bolcato dal perimetro. Divario appena limato in chiusura di parziale, che termina sul 18-30. Tutta un'altra SME a partire dal secondo quarto. Barnesi, Cucchi e Rizzetto riportano a meno 4 i litoranei, quando mancano 8 primi e 50 secondi dell'intervallo lungo. Caorle è scatenato e non si ferma più. Kresner dall'arco timbra la gancia sul 33-33, mentre Rizzetto, dalla lunetta dei tiri liberi, opera il sorpasso sul 43-42 ad un primo e 15 secondi. A rientro in campo Caorle sembra assestare il break vincente, ma Arzignano non molla e riduce lo strappo sino a riportarsi sul 58-59. L'ultimo quarto però è tutto di marca gialloblu, una tripla di Zatta scava il solco decisivo che poi la SME aumenta ulteriormente sino alla sirena finale, quando il tabellone segna 83-73. Coach Sarboschi, un commento dopo la partita vinta ad Arzignano per 83-73. Beh, sicuramente una partita difficile così come ce la si aspettava. Siamo partiti non molto bene, però abbiamo reagito ad una partenza ad handicap con uno svantaggio anche di 15 punti nel modo migliore, dimostrando con carattere e tenacia di voler recuperare lo svantaggio subito all'inizio. Questo grazie anche ad alcune scelte difensive che all'inizio non erano sicuramente adeguate. Domenica si va a Tercento, una partita molto importante, siamo pari classifica,
però sembra che Blaze non ci sia. Sì, purtroppo ci presentiamo a questo appuntamento senza un giocatore importante come Blaze, che sarà impegnato in un torneo internazionale di 3 contro 3 in Qatar. Non è la prima volta che vi partecipa a questi eventi, era già successo nella partita che ci ha visto impegnati contro Montebelluna. Purtroppo non possiamo cambiare le cose, cercheremo di fare il meglio con i giocatori che abbiamo a disposizione. Ed in Serie D la pallacanestro Portoguaro è andata ad espugnare il parquet di Casarsa di una lunghezza proprio sul fil di sirena grazie al capitan Chiesurin, che ha festeggiato così nel migliore dei modi la sua laurea. Siamo andati a sentire uno dei protagonisti, Matteo Labelli. Una partita intensa, all'inizio siamo partiti non benissimo, andando sotto anche di 20, poi verso il terzo quarto ci siamo un po' ripresi, abbiamo stretto le maglie in difesa e siamo riusciti a recuperare grazie anche a un capitan Chiesurin in grande spolvero, e siamo riusciti ad avvicinarci sempre di più fino all'ultimo possesso, quando con 6 decimi di secondo la rimessa è stata disegnata appunto per il capitano, che ha preso la palla sulla linea di fondo, si è girato e l'ha insaccata per la vittoria finale. Per lui è stato il miglior modo per festeggiare anche la laurea, no? Sì, di sicuro è un doppio successo per lui. Ma raccontaci un attimino proprio gli ultimi secondi, gli ultimi decimi, visto che sono stati anche un po' contestati, mi sembra, dai giocatori di casa. Allora, in pratica l'ultimo possesso è stato un po' travagliato, Casarsa è riuscita a prendere rimbalzo offensivo quando mancavano ancora 15 secondi e pensavano di morire con la palla in mano. In realtà il cronometro è scaduto, la palla è stata data a noi con 6 decimi di secondo, anche se in realtà ne mancavano un po' di più, almeno 1-2 secondi in più, e la rimessa è stata disegnata per il capitano, che è riuscito appunto a prendere palla, a girarsi sulla linea di fondo e mettere la palla nel cesto. Due punti che vi proiettano ancora più in alto in classifica, proprio in piena zona playoff. Sì, sono due punti molto importanti per la classifica e soprattutto per le nostre ambizioni di raggiungere i playoff. Adesso siamo ancora più affamati e cercheremo di fare sempre meglio, cercando di portare a casa i due punti già dalla prossima partita a Udine venerdì. Sarà una partita difficile, intensa, e dovremo a tutti i costi cercare di fare un risultato positivo proprio in virtù della classifica e della possibilità di raggiungere i playoff. Noi come al solito adesso andiamo a dare uno sguardo anche ai risultati delle giovanili del BVO. L'Under 18 d'Eccellenza ha vinto 48-71 sul campo del Torre Pordenone. Niente da fare invece per gli Under 16 d'Eccellenza, targati BVO Chions, che hanno ceduto all'Azzurra Trieste per 83-44. Gli Under 15 si sono imposti 60-35 con la Polisportiva Barcolana, bene anche gli Under 14 del BVO Portogruaro, che hanno superato il Pasiano per 79-58, mentre gli Under 13 si sono imposti 71-46 in quel di Bruniera. In C femminile, turno di riposo per la Polisportiva Concordia. Le leonesse biancorosse hanno preparato così nel migliore dei modi questo finale d'anno, che le metterà davanti alle due avversarie più temibili del torneo, vale a dire al Cus Trieste e al Cusignacco. Abbiamo avvicinato la play concordiese Giorgia Fanton. Adesso con Giorgia Fanton, playmaker della Polisportiva Concordia, guardiamo un po' alla partita di domenica prossima, che vi vedrà impegnate con il Cus Trieste. Sì, domenica sarà sicuramente una partita difficile, sappiamo il valore delle giocatrici di Cus, e la settimana dopo andiamo a affrontare Cusignacco. E saranno due partite sicuramente complicate, cerchiamo di prepararle al meglio, consci anche del fatto che dei risultati che abbiamo ottenuto gli anni scorsi e che quella è la strada che dobbiamo seguire. Poi noi faremo sicuramente quello che possiamo fare, il meglio che possiamo fare, però io sono fiduciosa nel fatto che possiamo ottenere dei risultati. Perché insomma dovete avere per forza il dente avvelenato, visto che viene sempre battuto in finale. Sì, sì.
Sì, soprattutto con Cusignacco penso che se ci impegniamo quest'anno possiamo veramente toglierci le soddisfazioni. Ovvio che l'obiettivo è finalmente di conquistare la Serie B, anche perché immagino che per voi giocatrici insomma la Serie C stia un po' stretta a questo punto. Ma non è tanto forse per il discorso che sta stretta la Serie C, è proprio per una questione che si arriva sempre lì e non si riesce mai a fare il grande passo. Credo che dopo due anni di finale, dopo due anni in cui siamo sempre stati in grado di dimostrare qualcosa, è il momento di dire la nostra e dire qualcosa in più che ci permetta di effettivamente prendere consapevolezza anche delle nostre capacità effettive. Penso che vi sia anche la necessità di ulteriori stimoli, perché giocare insomma un campionato a sette squadre con una buona metà di livello decisamente inferiore, credo che vi sia appunto una necessità da parte vostra di conseguire la categoria superiore per capire appunto il vostro reale livello. Sì, sicuramente anche cercare nuovi stimoli, cercare di affrontare sempre nuove giocatrici, sicuramente sì. Apriamo adesso la pagina del volley, andando come al solito a vedere quel che è successo nel campionato di Serie B1 maschile, dove la Pallavolo Motta, nonostante i propositi della vigilia che miravano al pronto riscatto, si è dovuta inchinare per 3-0 al Montecchio. Una sconfitta piuttosto netta contro la capolista. Motta ha combattuto solamente nel primo parziale, finito 25-23. Nel secondo e terzo, finiti a 18-13, non vi è stato invece proprio niente da fare, e ciò nonostante il coach Lorizio abbia cercato di approntare qualche correttivo. In B2 maschile invece il Bibione Mare Arex ha confermato la striscia positiva di risultati, collezionando un 3-1 casalingo contro i Rodigini del Portoviro. Ci spiega tutto il DS Gianfranco Lorenzon. Sì, è vero, abbiamo avuto queste ultime tre partite, tre successi, poi sono venuti fuori non tutti da prestazioni diciamo esaltanti, però forse l'ultima non è stata una prestazione molto bella, non è stata una partita molto bella da vedere, però abbiamo ottenuto il risultato che era quello che ci serviva per continuare a avere la fiducia, e i ragazzi devono avere la continuità nei risultati, in modo da avere anche la voglia poi in allenamento, nelle prestazioni in allenamento, di fare bene, perché con le vittorie diciamo c'è anche lo spirito giusto per allenarsi. Le prime due partite sono state anche belle, giocate anche molto bene da parte nostra. Questa in realtà era una squadra difficile, perché era sopra noi, di noi in classifica, l'abbiamo scavalcata, una squadra ostica, quindi siamo riusciti in effetti comunque a giocarla nella difficoltà, ma a mettere loro in difficoltà nei punti deboli, quindi sono stati bravi i ragazzi a battere in modo migliore rispetto alle altre volte. Ecco, questo è forse la cosa più positiva. E a portare a casa un risultato, anche se poi abbiamo avuto dei break importanti, e che poi durante il corso del set li abbiamo dilapidati con degli errori nostri, quindi per quello che la prestazione non è stata una bella prestazione, perché in realtà abbiamo fatto anche molti errori. Ecco, un livello di campionato che, come poteva essere anche messo in preventivo alla vigilia, con il discorso della riforma, insomma, lascia un po' a desiderare. Ma su quel discorso era come avevamo previsto, nel senso che se uno vede la classifica, la prima in classifica 14 punti, noi che siamo metà classifica ne abbiamo 10, il livello si è molto molto equilibrato. E quindi diciamo che tante squadre cercano di giocare con dei ragazzi, noi per primi. Il livello è molto equilibrato, noi veniamo da praticamente 3-3-2, abbiamo fatto un 3-1 vinto, un 3-0, un 3-1, quindi comunque sono tutte partite equilibrate. Questo lo sarà fino al termine della stagione. La nostra posizione ritengo che poteva essere meglio di quella che abbiamo, per la qualità dei giocatori, insomma, quindi avremmo potuto essere noi davanti, ma comunque siamo assolutamente soddisfatti, come ho detto
nella scorsa intervista, noi l'importante è che vediamo giocare dei ragazzi, vediamo migliorare soprattutto dei ragazzi sia in partita ma anche in allenamento, perché comunque il livello di allenamento è alto e per i ragazzi che fanno anche l'anno 19 è molto positivo. Beh, cogliamo anche l'occasione per focalizzare un po' il discorso anche sul settore giovanile. Martedì c'è stato la vostra partecipazione ad importante torneo in quel di Modena con l'Under 15 e l'Under 16, ma però insomma è tutto il movimento che sta sempre più crescendo. Sì, martedì ieri eravamo a fare un torneo di un ottimo livello a Modena, hanno partecipato 40 squadre di tutte le squadre a livello nazionale di qualità, dal Ginella Bologna al Modena, Treviso, insomma tutte un livello molto alto. E noi abbiamo ottenuto dei buoni risultati, siamo arrivati terzi nelle due categorie e siamo soddisfatti. Poi alla fine questi tornei li facciamo perché servono ai ragazzi di quell'età affrontare delle partite importanti dove l'agonismo è molto alto, e quindi fare questi tornei vuol dire anche lavorare sull'aspetto agonistico dei ragazzi, che serve molto. E mentre per quanto riguarda il campionato Under 19, abbiamo terminato la scorsa settimana l'ultima partita, siamo passati alle fasi regionali piazzandoci al secondo posto e quindi ottenendo un ottimo risultato, e adesso ci aspettiamo la fase regionale. Nella fase regionale ci troveremo squadre sicuramente più forti probabilmente di noi, però ce la giocheremo fino alla fine sperando di ottenere il massimo risultato possibile. Guardiamo adesso la C maschile, dove il Portogruaro, dopo gli ultimi passi falsi, è ritornato al successo nel derby contro il CUS Venezia, travolgendolo per 3-0. Com'è andata? Lo sentiamo dalle parole del libero Giacomo Bertacche. È stata la prima partita che possiamo dire che abbiamo giocato realmente bene. Siamo partiti noi subito forti e li abbiamo un po' trattenuti, grazie anche al fatto che abbiamo studiato molto bene la partita grazie al nostro allenatore. E infatti grazie molto al muro siamo riusciti a limitarli in attacco, e abbiamo fatto qualche errore di troppo anche noi, soprattutto nel secondo set che abbiamo vinto solo ai vantaggi, ma per il resto comunque è andata bene come partita. 11 punti di classifica, sesta posizione, era quanto vi aspettavate? Sì, cioè sappiamo che possiamo fare meglio, anche se la squadra è cambiata, dobbiamo ancora trovare degli equilibri, ma comunque possiamo fare meglio. Non so se il sesto posto forse ci sta un po' stretto, ma per adesso non possiamo provare a puntare a qualcosa più in alto. Intanto facciamo quello che possiamo nella prossima partita. Prossima partita in casa con il Quadrifoglio. Mm-hmm. È una partita tosta perché loro sono una buonissima squadra. E sappiamo che dobbiamo allenarci bene e solitamente il nostro più grande ostacolo siamo noi stessi, quindi più che altro dobbiamo giocare bene noi e non avere paura degli altri. In di femminile invece San Stino è andata a vincere al tie break a Cittadella contro il Team Volley 2007, partita emozionante con le sastinesi capaci di capovolgere l'iniziale 25-20 e facendosi poi trascinare al quinto set che si sono aggiudicate per 10-15. Sastino adesso ha agganciato la terza posizione in classifica in condominio con il San Donà. In prima divisione continua la marcia della Pallavolo Concordia, andata a vincere per 3-0 con il Borbiago. Vittoria piuttosto agevole contro la penultima in classifica, servita alle concordiesi comunque a far preparare con tranquillità lo scontro del vertice di sabato prossimo contro il CUS Venezia. Si giocherà alle ore 20:30 al Pala Valerio di Concordia Sagittaria. Male invece le ragazze del Portogruaro, che hanno ceduto in casa per 3-0 davanti all'Elpis Meolo. Il rugby vi è offerto da Eurodolce SRL, sponsor ufficiale del Rugby Portogruaro. Eurodolce SRL, via dell'Industria a Maserada sul Piave. Telefono 0422 777 628.
Adesso parliamo di rugby, il campionato di Serie C2 è ripreso, ma il Portoguaro da calendario ha dovuto osservare un altro turno di riposo. Sono invece scese in campo regolarmente le giovanili e noi con il responsabile tecnico Paolo Fedrigo abbiamo fatto il punto di come sta andando l'annata del rugby in riva all'Emene. Beh, direi che è abbastanza buono, insomma, anche no, per il momento ancora non ottimo, in quanto che dobbiamo rimpinguare ancora tutte le squadre, però diciamo così che il movimento è buono, insomma, ecco. Abbiamo dei buoni risultati nel settore 8, 10, 12. Cominciano a dar frutti la 14 e soprattutto la 16 che si sta comportando molto bene. Un under 16 che si sta esprimendo in modo accettabile, diciamo, nonostante sia stata formata proprio all'ultimo istante con un'aggregazione di diverse società. Proprio per questo dicevo che si sta comportando bene, perché è un esperimento, diciamo così, locale, insomma, è più una selezione che una squadra vera e propria di club. E questo ci permette di dare dei risultati in prospettiva. Qual è il motivo che dico, per quale motivo dico questo? Perché questo ci permette di relazionarci con tutte le società vicine del territorio, facendo un punto di aggregazione che per rugby è molto importante per una prospettiva futura. Questo, la 16, ci permetterà poi di costruire un under 18 e quindi avere tutta la filiera delle squadre giovanili, che è questo il nostro obiettivo a breve e anche in prospettiva. A breve ci sarà l'inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione e sarà sicuramente un input notevole per quanto riguarda la vostra attività. Assolutamente sì, noi siamo stati costretti finora a allenarci al semibuio e questo non può dare risultati. L'illuminazione ci permetterà, oltre di fare allenamenti con molta più qualità, ci permetterà anche di giocare in partite notturne, sia del settore giovanile ma anche del settore della prima squadra, dei seniores. Quindi è un punto fondamentale per noi. A proposito dei seniores, adesso ci sono state alcune settimane turni di riposo, domenica ricominceranno. Cosa dire, insomma, un campionato che sta rispecchiando le attese? Sì, diciamo così, abbiamo perso alcune partite proprio in maniera più da sprovveduti, ma la cosa era prevista, in senso che si sta ricostruendo un nuovo gruppo con nuove prospettive e quindi l'amalgama, l'aggregazione, insomma, della squadra non si può pretendere di farla in pochissimo tempo. Ci vuole tempo per costruire, ma i frutti si vedranno verso la fine del campionato, insomma, ci permetterà anche qui di costruire in prospettiva. Chiudiamo occupandoci di arti marziali. Da qualche mese a Concordia Sagittaria è attiva la Sagitta Fighter Team. Vediamo di che si tratta. Sagitta Fighter Team è nata con un'idea di progetto creata da me e il mio socio istruttore Ahmed Filali. Siamo residenti qui nel comune di Concordia Sagittaria e ci è data l'opportunità di poter creare questo corso che è orientato alla Thai Boxing, alla Muay Thai e alla Kickboxing per i ragazzi del comune stesso e dintorni. Questo per dargli l'opportunità di fare un percorso marziale con noi. Si parte dai ragazzi da che età? Partiamo dai ragazzi dai 14-15 anni in su, per orientarli naturalmente all'ogonismo. Si comincia giovani, però con una media età, perché così sanno quello che vogliono, insomma. Ecco, agonismo significa competizioni, diciamo, in ambito nazionale, anche internazionale?
Certo, questo in fase crescendo, durante il percorso marziale che fanno i ragazzi, in funzione alle loro capacità, poi verranno orientati. Abbiamo l'opportunità di lavorare a livello nazionale e anche internazionale grazie alla nostra federazione a cui siamo appoggiati, che è la Combaliga. È uno sport di contatto, però insomma tranquillizziamo anche i genitori, è ovvio che non scorrerà sangue nelle vostre palestre. Ovviamente no, in ogni palestra seria si preserva la salute dei vari atleti e quindi l'allenamento è limitato e controllato, e l'arte marziale stesso prevede una disciplina. Ci vuoi così descrivere un po' qual è stata la tua carriera? Certo, io ho praticato la disciplina della Thai Boxing fin da piccolo. Ho cominciato col karate, poi sono passato al full contact, che è la box, calci e pugni, e poi sono passato alla Thai boxing. Il mio percorso è stato da agonista, l'ho fatto per diversi anni, confrontandomi con atleti di fama nazionale e internazionale. Dopodiché sono passato ad aiutare maestri di alto livello, allenando atleti altrettanto di alto livello, di fama anche mondiale, quindi un'esperienza, un bagaglio di esperienza che ora, grazie al Comune di Concordia Sagittaria, al sindaco, al vice sindaco Erika Chinellato e l'assessore dello sport Riccardo Fiorin, che voglio ringraziare per avermi dato l'opportunità di poter cominciare questa nuova attività in questo comune. Ecco, voi vi allenate alle scuole del Paludetto? Certo, Paludetto qui 3 volte alla settimana e anche oltre le 3 volte alla settimana in funzione degli obiettivi prefissati con i vari atleti. Ecco, cosa deve fare un ragazzo oppure anche un adulto, insomma, che volesse avvicinarsi a questa nuova disciplina? Bene, per avvicinarsi a questa disciplina è semplice, basta trovare una palestra indicata e potersi avvicinare con umiltà, soprattutto perché una scuola seria prefissa 3 regole, umiltà, disciplina e rispetto. Bene, il numero 12 di Punto Sport termina qui. Come al solito vi ricordo che per contattarci basta una mail all'indirizzo in sovrimpressione. Grazie ancora per l'attenzione, noi ci rivediamo come al solito tra 7 giorni, sempre alla stessa ora e stesso canale. Kiros, produzione abbigliamento in pelle per le migliori grip, Armani collezione uomo, Moncler, Kenzo, Duvetica e molti altri. Kiros è il principale sostenitore della Fossaltese Calcio. Kiros, via del lavoro 4, Fossalta di Porto Gruaro. Il tuo veicolo industriale lo puoi trovare da GP Auto a Villotta di Chioms. GP Auto è l'azienda dinamica e giovane dove puoi trovare veicoli industriali di ogni genere, auto d'epoca ed occasione. Per il tuo veicolo, prima passa da GP Auto, uscita a 28 a Villotta di Chioms, Pordenone. GP Auto, telefono 0434 630 560. Prima passa da GP Auto. Vito Corvetta presenta Concord Auto a Concordia Sagittaria. Carrozzeria, servizi e riparazioni cristalli, noleggio auto e pulmini. Concord Auto, per qualsiasi problema, contattaci. Concord Auto è in via Fratelli Cervi 27 a Concordia Sagittaria. Telefono 0421 70 36 63. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Assinvest. Consulenze aziendali, promotori finanziari e previdenziali, addetti al settore assicurazioni, consulenze rischi a persone, servizi e consulenze sinistri. Assinvest, agente generale Leonardo Moretto. Assinvest è presente nel territorio portoguarese e limitrofo da quasi 40 anni. Diciamo che la nostra attività principale è quella nel segmento assicurativo e poi si è allargato anche all'attività finanziaria. Assinvest. In via Vivaldi 3, a Porto Gruaro, telefono 0421 27 32 58. CMC Venezia, personalizzazione e abbigliamento sportivo, abbigliamento promozionale, trofei per premiazioni. In via Alessandro Volta, a Torre di Mosto, telefono 0421 31 25 08. Abbigliamento sportivo personalizzato, CMC Venezia, sponsor SMEC.